Oggi ti dico un trucco che se lo applichi migliorerà di tantissimo le tue performance. Quando hai trovato la strada giusta, come farla diventare anche una strada di successo? Qualche giorno fa ho fatto un video di come trovare le strade giuste per riuscire a mettere insieme due soldini per poi moltiplicarli, eccetera, eccetera. Ma una volta che hai trovato il click giusto, quella roba lì funziona, me ne sto accorgendo che funziona, quel prodotto lì, quel modo di fare, eccetera, come lo trasformo in una cosa vincente? Sarò preciso, ti dirò tutti i passi? No, perché non so neanche cosa fare. Come al solito, sto vago, come al solito sto teorico, perché sta nella tua intelligenza di imprenditore capire come girare le mie parole sul tuo lavoro. Ti dico come faccio io e ti dico come sicuramente questa cosa può portarti solo dei vantaggi, con poco sforzo. Ah, come non vuoi fare sforzo? Ecco perché sei povero. Quindi se non vuoi fare sforzo, guarda, spegni questo video e guarda i video delle macchinine che fanno gli incidenti, o guarda i video quelli che fanno ridere. Prendi popcorn sul divano, ti mangi quella roba lì, la pancia, dopo sei imbalsito. Ecco, se sei un tipo così, non guardare questo video. Se invece vuoi fare successo e ottimizzare la strada buona che hai trovato, bene, continua a guardarlo, ti dico come faccio io. Una volta che ho trovato la strada buona, io vado fuori, faccio le mie cose. Vado fuori vuol dire fare qualcosa al computer, vuol dire fare qualcosa con dei clienti, con dei collaboratori, eccetera, eccetera. C'è un negozio con i tuoi clienti, con quelli che entrano, eccetera. Bene, alla fine della giornata, che è tutto fresco, non dopo 3 giorni, alla fine della giornata che è tutto fresco, ti fai una tabellina scritta alla cazzo su un foglio di carta con scritto bene e male, scrivi tutte le cose che hai fatto bene quel giorno e tutte le cose che hai fatto male. Bene, poi quando le ho scritte queste cose, cosa devo fare? Allora, nella colonna del bene cerchi di far diventare delle abitudini, nella colonna del male cerchi di non ripeterle. Quindi questa roba qui te la devi mettere in testa, devo sempre farla, devo sempre affinarla. Mentre la cosa del male, che guadagno ne ho di questa cosa? Sono un perdente, sono vincente là per... No, sei vincente anche di qua, perché tutte le volte che fai un errore ti fai una multa anche in euro, tipo 50 cent ogni giorno che ripeti la stessa cosa, una cosa pro forma. Solo che vai a cercare il 50 cent, fai l'azione materiale, concreta, lo metti in una tazza, in una bottiglia, un qualcosa, un salvadanaio, e metti il 50 cent dentro. Ogni tanto sono il peso delle cazzate. Quei soldi lì ovviamente non vai a divertirti, non sono soldi risparmiati, perché non sono risparmiati per divertirti, perché allora nella tua testa c'è faccio le cose fatte male e mi diverto. Queste cose le investi in cose che ti servono per l'altra colonna, per la colonna del bene. Ti compri un libro che parla di uno di quegli argomenti. Ti compri, non lo so, una cosa che ti serve per lavorare. In questo modo ti sarai finanziato, le cose bene le avrai finanziate con le cose male che hai fatto. Questo consiglio ti può fare solo del bene, perché riesci ad avere un controllo su te stesso, tu che ti dai delle regole e te le rispetti da solo. Bella questa cosa, no? Cosa vuoi? Truffare te stesso? Ma sei scemo? Per cui alla fine del giorno sei orgoglioso di avere dato ragione a te stesso perché hai rispettato questa regola del bene. Diventi una persona migliore, allarghi il tuo business, guadagni più soldi e in generale sei più soddisfatto e lo è anche il tuo portafoglio. Ti è piaciuto questo video? Allora clicca qui per ricevere gli aggiornamenti dei video futuri e clicca il mi piace. Se hai qualcosa da scrivere, da aggiungere, da correggere, scrivilo qui sotto.